thank you Buonasera e benvenuti alla nostra rubrica dedicata alla ricerca del professor Biava. Oggi parliamo di laser molecolare in ortopedia con gli ospiti in studio che vi presento, che sono la dottoressa eh, Sofia Zaffiro Pulo. Benvenuta dottoressa, ben trovata, grazie. Con un ampio curriculum poi le chiederò di presentarsi. E eh, con Michele Biava, figlio del professor Mario Biava, medico ricercatore, che insieme al padre Michele appunto porta avanti il progetto legato a Novacel Biotech Company. Benvenuti ad entrambi, grazie, grazie per essere buonasera. qua. L'argomento l'abbiamo detto: il laser molecolare in ortopedia, ma prima di tutto, dottoressa, visto che è la prima volta nei nostri studi, le chiedevo di, di presentarsi, di raccontarci un po' di lei, perché so che insomma ha un ricchissimo curriculum e non solo in medicina. Grazie per l'invito. 1980 sono arrivata a Milano, ho finito la medicina e chirurgia, mi sono specializzata in gastroenterologia digestiva endoscopica, seconda specialità immunologia clinica e poi 1990 a Londra sull'utilizzo dei laser chirurgici. Sono venuta a conoscenza nel 2015 del Criopas terapia e da allora nel mio curriculum più di 17.000 pazienti sono curati con questa innovazione che si chiama laser molecolare, dove abbiamo saputo che anche il Nobel della Medicina sta lavorando proprio no, sui quanti, no? quindi noi lavoriamo tra elettroni e fotoni, quindi la medicina quantistica che ha rubato i principi della fisica quantistica. Ecco, infatti lei oggi è qui con noi proprio come esperta di laser molecolare, eh, ma Michele le chiedo se ci può introdurre lei l'argomento spiegandoci pro proprio di che cos'è questo strumento. Sì, volentieri. Allora, Il laser molecolare è un dispositivo medico di classe 2A che serve a veicolare qualsiasi farmaco, qualsiasi principio attivo, eh, anche sostanze naturali, in questo caso noi lo utilizziamo spesso con i fattori di crescita e differenziazione e serve a veicolare questi principi attivi come fosse una siringa, ma senza essere invasivo, senza essere quindi doloroso, senza fare un buco e quindi anche senza essere pericoloso, che è la cosa più importante, e la cosa particolare che appunto riesce ad arrivare anche in distretti anatomici difficili da penetrare, tipo le articolazioni, tipo appunto su un ginocchio, su una cartilagine, e arrivare in maniera uniforme a distribuire un principio attivo in una grande quantità per cui una grande quantità in volume proprio di sostanze che possono essere utili in ortopedia in questo caso e eh, abbiamo visto che funziona molto bene la cosa particolare con appunto gli estratti di zebrafish caviar che contengono questi fattori di crescita e differenziazione. Per cui eh, sostanzialmente diciamo che questa cosa ci è arrivata tra le mani un po' di anni fa, ehm, così perché alle volte capita che ci sono delle cose che ti capitano così. E per cui mio padre, che per anni voleva, avrebbe voluto veicolare i fattori di crescita e differenziazione all'interno del corpo umano come fosse possibile con una siringa, non era possibile perché purtroppo queste sostanze estratte da embrioni di zebrafish non sono completamente sterili, sono abbastanza sterili, sono pulite e tutto, però non sono sterili da poter veicolare direttamente in vena, non si può. E quindi, insomma, non era possibile fare e raggiungere alcuni distretti anatomici. E invece, poi, per fortuna, la dottoressa Sofia Zaffiro Apulu e il dottor Enrico Bonizzoni, che è l'inventore, gli hanno fatto capire che c'era la possibilità di utilizzare questa tecnologia, che ancora non era conosciuta, e da allora è iniziata una collaborazione per mettere a punto quello che è adesso il laser molecolare per cui insomma, tanti tanti anni di ricerca per metterlo a punto, per essere sicuri che fosse funzionale, che fosse efficace. Per cui insomma, abbiamo fatto tante tante sperimentazioni, e dopo anni e anni di sperimentazioni, abbiamo deciso di utilizzarlo e prenderlo proprio noi per la distribuzione a livello mondiale, eh, per cui abbiamo iniziato a vendere questo laser anche all'estero, adesso a Dubai, insomma, un po' dappertutto. E è uno strumento veramente unico al mondo perché non esistono altri laser fatti così, che riescono a veicolare delle sostanze direttamente dentro al corpo umano, senza far male, senza essere invasivi, anzi... Anzi, addirittura è piacevole, molti pazienti, molte persone che vengono a fare i trattamenti con il laser molecolare, dicono ah, che bello, mm -hmm. che piacevole, quando mi passano questo ghiacciolo sulla parte che mi faceva tanto male, per esempio adesso qua vediamo un Anche trattamento è sul. È freddo. Eh sì, perché è, è come fosse un cubetto di ghiaccio. Mm -hmm. E lo passano così sul distretto da trattare. Tutto lì la sensazione è solo quella. Poi il laser fa tutto lui e veicola il principio attivo direttamente in maniera uniforme e precisa su tutto il distretto anatomico. Cosa che una siringa non potrebbe mai fare. Una siringa porta la quantità in un punto preciso, fa un gran male, fa un buco, può provocare un grosso problema. E quindi, insomma, è da, è da evitare su in ortopedia. Una cosa tipo potete immaginare una infiltrazione al ginocchio che, che dolore possa fare, invece qua la sensazione è di ah che bello, questi 90 secondi di trattamento con il laser molecolare sono veramente piacevoli e, e insomma i, i pazienti che arrivano e fanno questo trattamento hanno un, un livello di efficacia molto ma molto superiore eh, di quello che potrebbero avere con un trattamento alla pari, con lo stesso principio attivo con la siringa ma soprattutto è assolutamente indolore ed è la cosa principale. Per cui insomma l'abbiamo preso, abbiamo testato e adesso abbiamo trattato più di 17.000 pazienti, per cui la dottoressa Sofia Zaffiro Pulo, che è la più grande esperta e utilizzatrice di questo laser, ormai non ne può più fare a meno. E, e tutti i giorni fa un sacco di trattamenti con questo laser molecolare, è contentissima e oggi ci spiega i risultati che siamo riusciti ad ottenere. Con questo dispositivo medico? Una, una precisazione, no? Che qua vedo il CRIOPPLICATORE? Perché ci sono due fasi. La prima fase è quella di penetrazione. Meno 18 perché abbiamo visto che le molecole no, in temperatura bassa rimangono stabili alle orbite e quindi ogni volta che vogliono uscire parlo con una lingua molto facile per capire. No? come la cellula attorno c'è proprio l'orbita con tutti gli elettroni, ogni volta no, che devono uscire sotto le temperature basse loro ri rientrano e fanno i cosiddetti salti quantici, ecco la medicina quantistica, quindi quello salto che fa la molecola si trasmette in energia cinetica, quindi movimento e il secondo laser è la diffusione del farmaco nell'organo bersaglio. Ecco, okay. noi oggi parliamo di ortopedia, quindi volevo puntare l'attenzione proprio su quello che eh, riguarda quest'ambito. E quindi, dottoressa, le chiedo: il laser molecolare si può usare per trattare, per esempio, l'artrosi? E ha cominciato no, per la terapia dell'artrosi, che è una malattia sociale, ormai una malattia che prima era la malattia della vecchiaia, ma purtroppo forse per lo stile della vita, per l'alimentazione, incontriamo anche la gente di una certa giovane età con l'artrosi, che è una malattia degenerativa della cartilagine, che provoca usura alle articolazioni con immobilità, con dolore e rigidità. L'artrosi, come dicevo prima, era una patologia no, che colpiva da 60 a 80 anni, che è caratteristica no, da una rigidità matutina con un dolore che però si aggrava sotto un'attività fisica, il contrario per quello che succede nelle artrite, che è una malattia infiammatoria autoimmune perché tutte e due le patologie hanno la stessa sintomatologia, ma sia le eziopatogenesi e la sintomatologia sono diverse. Eh, C'è un po' di la... confusione, esatto. però tra, col, con questo laser si possono trattare entrambe esatto, le patologie? Esatto, abbiamo visto, no? sono trattati tantissimi pazienti con la gonartrosi. Che cos'è la gonartrosi? Praticamente la cartilagine, quella che fugge da a ammortizzatore, viene consumata, i due capi ossei vengono attaccati e si creano un conflitto no? con immobilità, gonfiore, dolore, edema che il paziente è molto limitato. Con la criopasterapia, eh, grazie a Dio, oggi noi abbiamo alla nostra disposizione un sacco no, di medicinali che possiamo capito, utilizzare per il benessere del paziente. La prima cosa deve essere una diagnosi precisa, perché per esempio arrivano e mi dicono ho mal di schiena, o mal di ginocchio, ma il ginocchio non ha solo una cartilagine, ha il tendine, ha dei legamenti, ci sono delle strutture vascolari sotto una a un esame strumentale come una risonanza magnetica, fai la diagnosi e poi scegli veramente no? e la terapia per ogni paziente che ti arriva. Sicuramente abbiamo visto molto beneficio con la rigenerazione della cartilagine che è un processo lento, non è come un edema, una una ferita no, che lo posso utilizzare con due o tre eh, trattamenti no, si elimina. È un processo lento ma stabile e l'ho visto tantissimo quest'anno a quelli che si occupano come maestri di sci. Perché la cartilagine è bianca, che cosa vuol dire? Che non c'è la vascolarizzazione, quindi, qualsiasi cosa noi mettiamo per bocca non arriva perché chi veicola la sostanza è il nostro sistema circolatorio. Io con i fattori di rigenerazione, associato ovviamente no, dalle due sostanze che fanno parte della nostra cartilagine che è contro il difosfato e il glucosamina, riesco a mettere esattamente il farmaco dove ho la mia patologia. Come diceva no, Michele, è in dolore, perché quando uno arriva con un dolore la prima cosa che chiede se fa male. Aggiungere dolore sul dolore non è piacevole, invece è indolore, non ha effetti collaterali, un'anamnesi ovviamente nel paziente che esclude che non siano allergico a qualche farmaco e la terapia la può fare capito, anche tutti i giorni perché non si accumula, viene solo l'oco regionale. Ecco, quindi non c'è soltanto diciamo, un'azione sull'infiammazione, ma questa rigenerazione di cui parlava, che poi Michele è proprio al centro della ricerca del professor Biava, di suo padre. Sì, sì. sì, sì, sì. <coughs> per cui noi abbiamo visto che sì, gli integratori sono efficaci a livello sistemico, ma chiaramente in zone non erorate, come le articolazioni, la difficoltà di efficacia per un integratore eh, si vede. Per cui, insomma, il trattamento è comunque efficace anche con gli integratori però è molto lento, graduale, ma comunque anche lì è inesorabile, perché comunque i fattori rigenerativi a livello sistemico, poi alla fine arrivano anche lì, anche se sono zone non innervate. Però diciamo che abbiamo visto che il Cell Integrity Brain e il Cell Integrity Age che sono due integratori che noi utilizziamo a livello sistemico portano anche benefici certo. a livello articolare. Però in maniera molto lenta, dopo sei mesi, dopo nove mesi, invece qua con il laser molecolare, istantaneamente, già dal primo trattamento, noi veicoliamo una grande quantità di principi attivi, una grande quantità di fattori di crescita e differenziazione direttamente sul distretto anatomico che vogliamo trattare, che anche se non è errorato, li percepisce lo stesso. Noi posizioniamo questa quantità di principi attivi, nella, diciamo, nella parte extracellulare intorno alle cellule per cui la rendiamo lì disponibile, poi dopodiché le cellule la vanno a prendere e ce l'hanno, proprio la portiamo fino a 6 cm di profondità con il laser molecolare e quindi diamo la possibilità alle cellule di rigenerare il tessuto, per cui la cartilagine che magari è completamente mancante, li mettiamo lì la glucosamina sulfato, il condratina sulfato e il fattore di crescita, differenziazione, per cui tutte le informazioni a livello epigenetico, a quel punto le cellule hanno la capacità di rigenerare l'articolazione e le rigenerare anche cartilagini che erano completamente scomparse. La dottoressa ha visto de dei risultati che eh, ha fotografato nel senso con le sonanze magnetiche e le lastre, di appunto cartilagini che non c'erano più e invece poi dopo ritornano a fare quel tessuto, ha visto proprio dei casi, lei li ha, li ha tutti fotografati nella pagina web di NovaCell.com sotto laser molecolare. Trovate anche queste immagini qui, la presentazione specifica per l'ortopedia e potete anche poter richiedere un trattamento proprio specifico per l'ortopedia, ehm, per cui è molto semplice, si clicca lì, si manda una mail, poi dopodiché risponde uh, una segreteria che uh, gli darà l'appuntamento, richiederà poi dopo tutti i tutte le cose che sono necessarie per la privacy e, e via dicendo, però poi alla fine i referti arriveranno e, e quindi si darà la possibilità di dare un appuntamento per fare la visita medica e il trattamento con il laser molecolare. Per cui insomma è un, una, una possibilità in più in ortopedia. Ed è non è da poco, devo dire, è veramente molto innovativo, prima non c'era e adesso grazie alla combinazione dei fattori di crescita e differenziazione abbinati ad altri principi attivi molto efficaci, si riesce a ottenere veramente un risultato in pochissimo tempo. Stiamo parlando di 6, 7 alle volte 8 terapie al massimo in casi più disperati. Però eh, già dal, dalla prima terapia, appunto, la dottoressa la prima cosa che fa Toglie via il dolore, per cui fa la terapia del dolore. Poi, dopodiché, tratta veramente il paziente con uh, i principi attivi che sono necessari per la rigenerazione delle articolazioni. Ma subito dal primo trattamento, si ottengono già dei risultati per quanto riguarda il dolore, che è la cosa più importante no? per chi. Soffre, <coughs> no. eh, dottoressa Zaffiro Pulo. Ehm, abbiamo parlato di artrosi, di artriti, Come diceva lei, l'artrosi in particolare è molto diffusa, ma anche le ernie, le ernie discali, le protrusioni. Ecco, ci può spiegare anche qui per capire bene poi qual è l'azione del laser? Cosa, cosa sono queste due patologie e qual è l'azione di questo laser? Me sembra molto strano, ma io ho paziente di età di 19-20 anni con le protrusioni, soprattutto quelli che è sono i sportivi, pallacanestro, pallavolo. No? C'è una differenza: che cosa è la protrusione? Che può prendere tutta la colonna vertebrale: cervicale, dorsale, lombale, sacrale. Per poter capire tra una vertebra e l'altra c'è un disco. Questo disco è composto da due cose: un anello fibroso. E dentro c'è il nucleo polposo costituito da 86-87% di acqua. Quando abbiamo una protrusione vediamo che il disco è un po' deformato, ma l'anello fibroso è integro. L'anello fibroso è costituito dalle fibre cartilagine. È deformato perché c'è un edema del nucleo polposo, ma che rimane ancora in sede. Questa è una lesione reversibile perché può rimettere il nucleo polposo privo di edema, privo essendo pieno di acqua, quindi si riporta nella posizione normale. L'ernia che cos'è? Cioè il nucleo polposo è talmente edematoso che comincia a fissurare l'anello fibroso e quindi esce. Fuori e colpisce delle nostre strutture nervose. Quando arrivano dicono: Io ho la sciatica, ma la sciatica non viene da sola, deve avere una causa, è una delle cause. L'ernia, in parte è reversibile, ma in parte no. E quindi, il laser come mh, agisce su questo tipo di problematiche? Prima di tutto utilizziamo un antifiammatorio. È un antidolorifico, perché se lei ha un'ernia e non tocca una struttura nervosa e non ha male, non gli interessa niente, perché l'ernia indietro non la vede assolutamente. Quanto comincia la sintomatologia viene dal medico e dice io la sciatica non riesco. Secondo il metamero, secondo la colonna vertebrale che viene attaccata alla vertebra, possiamo avere il nervo sciatico che passa dai glutei, arriva fino hai capito, al ginocchio, passa anche sulla caviglia perché è il nervo più grande che abbiamo proprio nell'organismo. Noi con l'antifiammatorio antidolorifico riusciamo le prime due eh, sedute di eliminare il dolore, quindi dare possibilità al paziente di muoversi. E come, lì, viene, come viene somministrato questa anchia? Sempre con Cryopass, terapia, no? noi prepariamo, no? come dicevo prima, ho davanti no, un esame strumentale del mio paziente, penso, no, cioè di, 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 anzi, vedo esattamente dove c'è il danno, che, che danno ha, perché certe volte no, l'anello fibroso, quanto manca anche la cartilagine, non so se lei ha mai sentito gli osteofiti, che sono delle crescenze del, dell'osso patologico e lì entra un'altra terapia. È molto importante di avere un esame strumentale per poter poi utilizzare i meccanismi applicatori, preparare per ogni paziente no, la sua terapia e tramite criolaser no, di passare no, a livello del, della zona interessata. Chiaro. E in presenza di traumi, traumi al ginocchio per esempio? Quelli sono molto più facili, mh. perché lì non vado a costruire oppure eliminare una patologia, lì vado a sistemare no, una momentanea patologia. Di solito i traumi si presentano con edema, un edema importante, no, la quale è molto facile eliminare no, quelle sostanze che drenano immediatamente. Ecco questo. È molto Tante. importante, certo. Anche per gli sportivi no? che hanno bisogno di un recupero il più veloce possibile. Tante altre le calcificazioni scapolomerale che sono invalidanti. E anche lì abbiamo un grande successo perché andiamo no, a spaccare quelle piccole calcificazioni che oh, proprio chiudono l'articolazione con impossibilità di sollevare. Il, il braccio, quindi sono multipli gli no, impegni di questo laser. Noi abbiamo cominciato con l'ortopedia no, per le patologie dell'apparato scheletrico, ma no, l'abbiamo utilizzato in ginecologia, onorologia, dermatologia. Quindi è un ampio campo no, di laser. Infatti, nella prossima puntata parleremo proprio anche di, di estetica, di dermatologia. E da quanti anni? Eh, forse l'avete già accennato prima. 17 Io, da 2015, 000... vengo a sapere che esiste questo laser molecolare. Ovviamente lo. Ho utilizzato per quattro mesi no, con i miei pazienti come pilota no, perché non sapevo esattamente, no, perché sono specializzata in CO2, a CO2, vascolare e tutti gli altri laser, per me è stata una grande scoperta e le dico che le mie soddisfazioni sono proprio no, le terapie e la guarigione dei miei pazienti. Certo, quindi insomma avete avuto molti risultati positivi. Forse abbiamo anche qualche slide dove si vede il prima e il dopo. Sì, 17. Eh, proprio... pazienti da 2015. Ecco, qui forse c'è una lastra: dove quella, si vede ecco, quella no, il ci prima. sono due le calcificazioni a livello dell'omero. E poi dopo quattro trattamenti le calcificazioni non ci sono più. come Io non, non riesco a leggerle queste lampade, allora, però cosa capisco che la calcificazione allora, non c'è più? Perché eh, nella prima uh, slide che avete messo, se la riportate ancora, eh, vede poi quelle protrusioni ah, che sì, sono sì, le due freccia. frecce, okay, no? sì, quelle sono prudente. proprio le calcificazioni, quindi c'è una iperplasia anomala, no? abnorme dell'osso, no? che proprio, oh, no, non riesce proprio a. No, a muovere quindi limitato movimento del braccio e soprattutto per sollevarlo oppure pettinarsi, lavarsi no? E, e lì con un'altra lastra perché qua basta anche un RX no? Vede che le calcificazioni ormai non ci sono. Ecco, questi laser hanno degli effetti collaterali, delle problematiche? Allora, l'effetto collaterale non esiste, esiste... Prima ho detto no, un'anamnesi curata nel paziente perché posso utilizzare un farmaco che il paziente capito, no, è allergica, cioè. allora evito perché lo faccio passare anche se va extracellulare va sempre, capito, all'interno dell'organismo. Altri effetti collaterali? Assolutamente nessuno. Quindi anche questo vantaggio Michele? Sì, sì, sicuramente. Questo è uno dei vantaggi. Sicuramente qualsiasi principio attivo tu metti dentro questi crioplicatori diventa istantaneamente sterile perché prima viene portato a meno 18 e poi vengono sparate soltanto le molecole che servono. Qui questo laser molecolare è molto utile per noi perché possiamo mettere questi fattori di crescita e differenziazione dentro i crioplicatori insieme ad altre sostanze e quindi... Posizionarle alla profondità desiderata, senza dolore, senza niente. Le posizioniamo andiamo a rigenerare l'articolazione, andiamo a rigenerare il tessuto che serve da rigenerare e quindi abbiamo veramente un utilizzo uh, perfetto dei fattori di crescita e differenziazione in maniera precisa, puntuale, è assolutamente indolore. Proprio, è è l'ideale in ortopedia, unico laser possibile da utilizzare in ortopedia, sicuramente non, non c'è nient'altro. E pensate che questo laser è una ricerca, una, una, diciamo, la ricerca, la realizzazione, la messa a punto e anche la costruzione è fatta tutta in Italia, tutta a Milano. Per cui insomma è una cosa particolare, tutti i componenti sono fatti qua in Italia, la, la messa a punto è fatta da ingegneri elettronici che, che lavorano su questo, per cui è una, è una, è una chicca tutta italiana e insomma, dobbiamo, dobbiamo considerarlo, questa è una cosa importante. Certo. Quindi oggi abbiamo parlato dell'utilizzo di questo laser in ortopedia, sì. in una prossima intervista parleremo dell'uso in estetica, sì. ma che vuol dire anche cheloidi, macchie, bruciature, sì. giusto? Sì, sì, si utilizza in tanti, in tanti ambiti e i fattori eh, che utilizziamo sono sempre i medesimi, sono quelli o differenziativi o rigenerativi, più altre sostanze e eh, li posizioniamo però a, a profondità differenti per avere efficacia differente sul distretto anatomico da trattare. Il eh, laser funziona molto bene: nel senso che, prima, posiziona il farmaco al di sotto del derma, poi, un'interfaccia con un computer studia le molecole che sono state utilizzate e, con un secondo laser. Uh, che è un laser sì, a scansione, eh, si posiziona eh, il farmaco. Il secondo laser è un diodo con una lunghezza d'onda 645, ogni laser ha una lunghezza d'onda perché è programmato no, per le varie strutture che deve colpire. 645 perché e non 650 perché la massima penetrazione che noi abbiamo il nostro organismo dei fotoni della luce ha una lunghezza d'onda 645 17000 pazienti trattati parlano da soli e lo studio clinico fatto su più centri Uh, ha dimostrato appunto un grado di efficacia molto preciso e poi dopo il trattamento con il laser noi suggeriamo sempre comunque di utilizzare a livello sistemico per non uh, perdere appunto quella capacità di rigenerazione raggiunta gli integratori alimentari perché gli integratori alimentari stimolano comunque la rigenerazione e quindi stimolano tutte le cellule a lavorare meglio. Per cui insomma in ortopedia ci siamo, eh, Novacella è presente anche in questo ambito qua che è particolare e quindi insomma siamo contenti di poter collaborare con la dottoressa Sofia con, veramente sono molto orgoglioso di esserne insomma, partner. Grazie Sofia. Devo ringraziare il tuo papà, il professor Biave sì. che è stato un incontro Molto emozionante perché veramente oltre un scienziato è quello che vale di più, una sono, bella persona. Sono curiosa di questa cosa, infatti, nella prossima puntata visto che c'è. Certamente, no? il contro ravvicinato con il professor Biava. Benissimo. Grazie, dottoressa grazie a lei. Sofia eh, Zaffiro Pulu e grazie a Bia Michele Biava. Grazie sì. per essere stati con noi. Grazie, grazie anche a voi, telespettatori. Buonasera a tutti. A presto.